C'era una volta una bambina di nome Lisa. La mattina della vigilia di Natale, Lisa andò dai suoi genitori e disse: per questo Natale voglio un vestito d'oro e d'argento, e voglio una spada con l'elsa tempestata di diamante, e voglio dei ringhi riccioli biondi. Io voglio che sia sempre Natale e sapere tutto senza mai a scuola andare. Lisa cara, risposero i genitori, noi non ti possiamo regalare tutto ciò che tu desideri. La bambina pestò i piedi, si arrabbiò tantissimo e decise di partire in giro per il mondo. Cammina, arrivò all'ultima casa della città. C'era una carrozza dorata, trainata da 6 cavalli bianchi. Accanto alla carrozza, la fanciulla più bella che Lisa avesse mai visto aveva un vestito d'oro e d'argento e così diceva: bambina mia, sto per andare al ballo a incontrare il mio principe. Spero solo che tu sia felice come sono felice io. Sarei felice come te se avessi il tuo vestito. E il sorriso sulla bocca della fanciulla se ne andò. Ciò che Lisa vuole, Lisa deve avere. E il vestito d'oro e d'argento alla bambina andò. Col suo vestito d'oro e d'argento, Lisa continuò a camminare. Cammina. Arrivò in una foresta scura, nera, intricata, e già tutta si stava tagliando con le spine e coi rovi, quando comparve un principe. Come tutti i principi, alto, bello e biondo. E aveva una spada con l'elsa tempestata di diamanti. Bambina mia, vattene via, questo bosco è stregato. Me ne andrò via solo se mi darai la tua spada. E il sorriso sulla bocca del principe se ne andò. Ciò che Lisa vuole, Lisa deve avere. E la spada con l'elsa tempestata di diamanti alla bambina andò. Col suo vestito d'oro e d'argento, con la sua spada con l'elsa tempestata di diamanti, Lisa continuò a camminare. Cammina. Arrivò ad una torre altissima. Là, alla finestra più alta della torre, c'era un'altra fanciulla. Era molto più bella di quella di prima. Aveva dei lunghi riccioli biondi che cadevano giù sino a terra. Così cantava: bambina mia, sto aspettando il mio amato. Spero tu sia felice come son felice io. Sarei felice come te se avessi i tuoi riccioli biondi. E il sorriso sulla bocca della fanciulla se ne andò. Ciò che Lisa vuole, Lisa deve avere. Sulla torre si arrampicò con un paio di forbici d'argento, i lunghi capelli tagliò. Con il suo vestito d'oro d'argento, con la sua spada con l'elsa tempestata di diamanti, con i suoi lunghi riccioli biondi, Lisa continuò a camminare. Cammina. Arrivò in capo al mondo. Bimbi miei, saper dovete che in capo al mondo vive l'uomo che sa tutto. Colui che gira per sempre la ruota del tempo. Ma perché? Perché fa così freddo qui? Perché Lisa, tu vuoi che sia sempre Natale e quindi l'inverno ti seguirà ovunque tu andrai. Esatto, giusto! E poi tu sai anche che io voglio sapere tutto senza mai a scuola andare. Ti insegnerò 3 cose. Da qualche parte nella città
Cenerentola sta piangendo. Lisa ha preso il vestito d'oro e d'argento. Al ballo Cenerentola non può più andare. Il suo principe non può più incontrare. La bella addormentata non si può più svegliare, perché Lisa ha preso la spada con cui il principe Rovi stava tagliando per giungere al castello. Il suo bacio non può più avere. Raperonzolo, il suo amato non può più incontrare. Lisa ha tagliato la lunga chiama dorata. Sulla torre non si può più arrampicare. Tutti tristi, la colpa è mia, è solo mia! No, Lisa! I tuoi genitori sono felici! In questo momento stanno dicendo... Meno male che Lisa è andata via. Non le potevamo regalare quello che lei voleva. Io vorrei che oggi non fosse mai esistito. Io vorrei poter tornare indietro di un giorno solo. Potrei girare la ruota del tempo un giorno indietro. Io non l'ho mai fatto prima. Può essere pericoloso. Ti prego, fallo. Ciò che Lisa vuole, Lisa deve avere. E l'uomo che sa tutto cominciò a girare la ruota del tempo un giorno indietro. Lisa vide che tutto intorno a lei diventava nero e poi iniziò a cadere. Si svegliò nel suo letto. Sogno. Era solo un brutto sogno. Mamma! Mamma, che giorno è oggi? Lisa, oggi è la vigilia di Natale. Meno male, sono ancora in tempo per preparare due piccoli regali. Uno per te ed uno per papà.